Eccoci con il capitano Marco Fabbro. Oggi una partita caldissima, non solo dal punto di vista meteorologico, in quanto anche sul campo c'è stata, insomma, una partita, vivace anche fisicamente. Come risultato forse non ci appaga, in pieno, visto che avevamo un uomo in più. Tu come l'hai vista? Sì, come hai detto, abbiamo iniziato con il piglio giusto, secondo me, soprattutto la prima mezz'ora, poi subentrata, secondo me, un po' di stanchezza alla fine. È vero, siamo rimasti con l'uomo in più, però ci può stare anche perché, ripeto, è subentrata un po' di stanchezza e con 30 gradi non era neanche facile far meglio, secondo me. E invece, sul campo, come hai visto, come meccanismi, incominciate a ingranare un po' di più o ancora presto? E visto che oggi avevate anche un nuovo innesto che ci ha un po' sorpreso dagli spalti perché nessuno lo conosceva. Sì, è arrivato Rodrigo, ci darà sicuramente una mano. È chiaro che alla prima giornata non si può pretendere che tutto funzioni nel modo giusto, però secondo me già rispetto a domenica scorsa abbiamo fatto un passetto in più. Comunque, come dice sempre il mister, è importante muovere la classifica e oggi siamo in trasferta Sì, e da infatti. considerare anche questo, l'abbiamo mosso e poi chi è esordiente di solito ci mette anche l'anima, perciò non era una partita facile. Facciamo una breve proiezione per domenica contro la Julia che sarà un derby. Oggi ha perso 4-0, perciò arriverà col dente avvelenato. Voi siete pronti? Ma noi siamo pronti non solo con la Giulia, con tutte, sappiamo che contro di noi tutti danno sempre qualcosina in più, e ormai siamo anche abituati, il Concordia ha maggior ragione, per cui anche se oggi ha perso 4-0, cioè, dobbiamo andare in campo come se avesse vinto. Allora, ti aspettiamo al gol, se non al make, insomma, quanto prima. Tu hai un obiettivo, ti sei fatto una tabellina come gol. No, io non faccio mai, perché siccome sono scaramantico, non faccio mai, non dico mai cifre. Dico che l'anno scorso mi sono sbloccato con il Concordia, per cui magari mi sbloccherò questa volta, speriamo. Con questo auspicio chiudiamo, grazie. Ciao, grazie a te.